Mi è morta la piantina. Mi è morta la piantina. Non sono più uno youtuber serio. No, dai, ma come ho fatto? Come ho fatto a non parlarne prima? Una cosa così, bisogna parlarne subito. Ma subito. Ma voglio dire, ma qui siamo a un livello alto, ragazzi. Allora, non ci facciamo prendere da facili entusiasmi e andiamo con ordine, perché sennò anche tu non capisci di cosa sto parlando. Quindi, come sempre, prima di tutto, sigla. Ma perché tutto questo entusiasmo? È facile! Perché, come sapete, ultimamente io utilizzo molto meno i liner. Questo perché? Perché gran parte del volo lo produce l'FMC, cioè il Flight Management Computer, cioè il computer di bordo che ti fa tutto il volo, e ti ritrovi semplicemente e solamente a programmare un altro computer. Ma io ultimamente preferisco pilotare. Altro motivo per cui mi sono appassionato a questo progetto, che ho trovato da qualche giorno su internet, è il fatto che è prodotto completamente in Italia. Terzo motivo è che questo è un video soprattutto dedicato a coloro che amano e che adorano l'ara rotante, cioè gli elicotteri. Sì, perché parliamo di scenari, e parliamo di scenari che possono essere visitati, visibili e scoperti attraverso appunto l'elicottero. Bene, prima di cominciare sappi che mi fa molto piacere se mi lasci un mi piace, anzi io ci conto proprio sui tuoi mi piace, perché mi servono per andare avanti, per avere la giusta carica per continuare a produrre video qui sul canale YouTube. Puoi lasciare anche un non mi piace, ma almeno dimmi perché, in modo che così io posso migliorare sempre di più e fare contenuti che a te piacciono. Ricordati di spuntare sempre la campanella, in modo che appena carico un video tu sia il primo a saperlo. Commenta sempre i video che vedi, in modo che io e te abbiamo un'interazione e io possa rispondere a quei dubbi, ma anche a quelle critiche che possono arrivare. Bene, detto tutto questo, iniziamo. Bene, di cosa parliamo oggi? Ma di scenari, ma non scenari semplici, ma scenari particolarissimi. Parliamo cioè di scenari di montagne, e che non si limitano solamente alle montagne, alla montagna stessa, ricreando una mesh particolare, ma ricreando anche tutti quei rifugi, ma anche quei villaggi che stanno intorno alla montagna stessa. E questo è il lavoro di Frank Danese e Fabio Bellini, che hanno portato su X-Plane una novità veramente interessante. Quindi queste bellissime montagne da volare tutte su elicotteri. Bene, adesso basta parlare, andiamo subito sul computer e vediamo questi scenari per X-Plane riguardanti montagne. E poi, io che sono anche un po' un geologo, questa cosa qua è per me fantastica. Volo e montagna. Andiamo. Oh, eccoci qua sul nostro computer a analizzare direttamente questi scenari, che è chiamato appunto scenari alpini per X-Plane. Veramente il sito si chiamava proprio scenari alpini per FSX, cioè Flight Simulator 10. Ma adesso, visto che un po' Flight Simulator è andato in disuso, anche se presto ne uscirà uno nuovo, loro, il nostro amico Frank Dainese e Fabio Bellini, si sono messi insieme per produrre questi scenari alpini per X-Plane 11. Vediamo quelli che sono gli scenari che sono stati prodotti da loro. Il primo di cui voglio parlarvi è l'Everest, con tanto di aeroporto di Lukla in altissima definizione. Allora, questo, come sapete, è la montagna più alta dell'Himalaya, ma è anche la montagna più alta del mondo, dove tantissimi esploratori, tantissimi alpinisti, tra cui anche tanti italiani, si sono cimentati nella scalata. Avere l'aeroporto di Lukla è interessantissimo, perché anche per coloro che non sono così pratici nell'utilizzo dell'elicottero possono comunque apprezzare l'aeroporto atterrandoci appunto con un bimotore, ad esempio.
Ricordatevi che comunque Lukla è uno degli aeroporti più pericolosi del mondo, the most dangerous airport. La seconda montagna che hanno fatto è l'Eiger, anche perché questa è una montagna che si trova in Svizzera e io sinceramente il tedesco lo so anche poco. Dell'Eiger però so tante cose, ad esempio che qui c'è stato girato uno dei film che a me piacciono di più, un film con Clint Eastwood che si chiama appunto Assassino sull'Eiger. Altra chicca presente sull'Eiger è appunto il ristorante Piz Gloria, è il ristorante nel quale è stato girato Al servizio segreto di Sua Maestà, uno dei film di 007. Diciamo anche la verità, il protagonista, lo 007 che avevano utilizzato, è stato uno 007 un pochino sfortunatello, nel senso che ha fatto solo quel film lì e perché non ha avuto un grandissimo successo. E l'Eiger è appunto uno dei protagonisti di questo bellissimo film. C'è una cosa da dire molto interessante, che questi due ragazzi non si sono fermati, anzi stanno per produrre il Monte Bianco, quindi la montagna che è a cavallo tra l'Italia e la Francia. Stanno ricreando Chamonix, stanno ricreando quindi lo scenario proprio per noi amanti della montagna, per noi italiani e francesi, e sicuramente ce ne aspettiamo delle belle. Possiamo anche dire che ovviamente tutti questi scenari non sono free, ma sono a pagamento. D'altra parte immaginatevi che lavoro ci sta dietro, dover rifare tutte le mesh, dover rifare tutto il paesaggio in modo dettagliato e anche casomai organizzandosi, guardando foto aeree e andandole, perché no, a scattare di persona. Insomma, un lavoro mastodontico che merita comunque una leggera e piccolissima ricompensa. Anche io voglio cimentarmi con un elicottero, quindi adesso voglio organizzarmi un pochino per riproporvi appunto questi scenari anche dal vivo, anche attraverso il mio computer. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un mi piace che mi fa sempre piacere, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo alla prossima puntata. Ah, e mi raccomando, ricordatevi che ci sono anche i canali Facebook e il gruppo Facebook. Alla prossima, Happy Landings by Eli.